In questo video vediamo insieme 13 siti gratuiti che possono darci una mano nelle creazioni di contenuti nel 2022. Questa lista è utile per chi fa video o scrive su blog, ma in realtà è utile a tutti, perché ormai tutti generiamo contenuti a partire dai meme su Facebook per finire alle presentazioni aziendali. Ti consiglio di salvare il link che proporrò di seguito nei tuoi preferiti in modo da averli sempre a portata di mano. Vediamo insieme, però prima di continuare metti like e iscriviti al canale. Il primo sito è pixpexels.com, è un contenitore di immagini gratuite, ha una buona galleria e le immagini si possono scaricare anche ad alta risoluzione, ha anche una sezione video, ad esempio cerchiamo, non so, pollution, che è l'inquinamento, e si può effettuare il download gratuito. Il secondo sito è mixit.co, è un contenitore di video gratuiti, i video hanno anche un tocco artistico e possono arricchire una presentazione o fare da sfondo, i video si possono scaricare anche a buone risoluzioni. Vediamo per esempio qualcuno, i fuochi artificiali, si può tranquillamente scaricare gratuitamente il video. Il terzo sito è un generatore di icone, iconate.com, si può modificare il colore, la dimensione, lo spessore, si può anche selezionare il colore desiderato. Si seleziona e poi si scarica tutto in formato SVG, che poi potrà essere convertito nei formati di immagine desiderati. Il quarto sito è un Draw, è un generatore di illustrazioni con omini colorati. Si può scegliere il colore, poi si può scegliere tra moltissime raffigurazioni, può essere utile anche questo per arricchire un video o una presentazione. Il quinto sito è un sistema per abbinare i colori e per chi come me non ha molta fantasia per i colori, premendo semplicemente sopra la barra spaziatrice si ha la possibilità di generare velocemente dei colori abbinati tra loro. Può essere usato per un proprio sito o per la propria presentazione. Il sesto sito è design.ai e invece può essere utilizzato, tra le tante cose, anche per generare font e per i pigri che non vogliono passare il tempo a scegliere il font sostanzialmente. Quindi si ha la possibilità, attraverso un tool, scegliere, far abbinare dei font tra di loro. Facciamo un esempio, premendo il pulsante si può far automaticamente abbinare dei font e tra l'altro si può anche effettuare download di questi font che sono gratuiti. Il settimo sito è per la creazione di loghi, ma soprattutto per la loro animazione in 3D. Per precisione specifico che il sito è funzionante gratuitamente, ma viene inserita una filigrana sui video generati. In ogni caso non dà fastidio. Ad esempio faccio vedere, si può fare un'animazione del genere con il proprio logo, cioè si inserisce il proprio logo e il programma effettuerà un video, una rappresentazione tridimensionale in movimento del proprio logo. L'ottavo sito è un sito per la creazione di tutorial, cioè di soprattutto è molto utile quando si deve creare un manuale di istruzione di un software, oppure per far capire a un collega come deve far funzionare un determinato sito o un'applicazione. In pratica vengono acquisiti, stesso da Google Chrome, degli screenshot e si genera in automatico una guida a cui si possono aggiungere delle frecce, delle didascalie, e può essere utile ad esempio per fare delle presentazioni di un software. Il nono sito è Kogle, è un sito che io uso molto, è il miglior secondo me software di mappe mentali che insomma ho trovato. Tra l'altro ho pubblicato anche uno specifico tutorial su YouTube, è molto semplice da usare, una volta presa la mano si possono creare le mappe anche solo con la tastiera, è molto utile ad esempio per organizzare le idee dei propri contenuti. Il decimo sito è Smart Mockup e genera delle immagini in cui è inserito il proprio logo.
ad esempio posso inserire, posso creare per esempio un laptop dove all'interno del laptop è inserito il proprio software, ad esempio, o la propria, diciamo, il proprio contenuto. Può essere utile appunto per farlo vedere a un cliente, si può inserire il proprio logo oppure dei propri prodotti. Ad esempio si possono creare delle foto delle magliette con il proprio logo, o una foto ad esempio appunto di un tablet, un PC con un proprio software a schermo. In gergo si chiamano mockup e sono degli esempi realizzativi che vengono fatti per far vedere a un cliente come verrà realizzato un prodotto. L'undicesimo video è la sezione business di TikTok. Può sembrare strano, ma TikTok è una piattaforma in ascesa e presenta delle caratteristiche e spunti di avanguardia che possono dare molte idee per lo sviluppo di contenuti. Tra l'altro, accedendo con l'account gratuito, si può usufruire anche del loro editor video, che è molto ben fatto. Nel sezione business è possibile visualizzare tutta una serie di tendenze, anche ad esempio le musiche che sono in tendenza. Il dodicesimo sito è un sito di newsletter. In particolare è per chi vuole scrivere una newsletter e non ha idee da dove iniziare graficamente la newsletter. Questo sito raccoglie le migliori newsletter che vengono segnalate dagli utenti, quindi fornisce una galleria delle soluzioni che graficamente sono più gradevoli. Ad esempio ne prendiamo una e si può diciamo analizzare, si possono anche eventualmente copiare delle parti, prendere spunto per dei font e sostanzialmente non offre un servizio di newsletter, ma è uno spunto, quindi è una galleria delle migliori newsletter che ci sono in giro. Il tredicesimo e ultimo sito è Google Trends. È un sito che ci mostra cosa vogliono le persone in questo momento. Questa informazione le recupera direttamente dal motore di ricerca più utilizzato al mondo e le presenta sotto forma di statistiche. Tra l'altro ho pubblicato anche uno specifico tutorial su YouTube. È molto semplice da usare e permette tra l'altro anche di orientare i propri affari. Basta semplicemente inserire nella barra di ricerca il proprio quello di cui ci occupiamo, per esempio mettiamo Radon ad esempio, e abbiamo come la ricerca di Radon varia nel tempo, quali sono le regioni italiane dove si parla più di Radon, quali sono i trend, gli argomenti collegati in ascesa, quali sono le ricerche che vengono fatte più spesso, ed è molto utile appunto anche per orientare i propri affari. Tra l'altro posso confrontare, per esempio io posso mettere Radon e qui posso mettere per esempio campi elettromagnetici. Posso quindi capire se è più conveniente occuparsi di radon o di campi elettromagnetici, e non è banale questa cosa secondo me. Concludendo, ho proposto una selezione dei 13 migliori siti gratuiti per chi deve generare contenuti nel 2022. Si va dai siti per prendere spunto e organizzare le idee a siti di supporto per la creazione di contenuti. Se, per un elenco ancora più ampio, consiglio la sezione link utili nel nostro sito www.adoc.it. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.